devi chiudere questo divano, è molto pericoloso perché potresti schiacciarti una mano. Che cosa è successo, Martina? Che cosa è successo? Mamma mia, c'è l'ospedale, forse hanno meno farmaci all'ospedale. Mi sa che te lo sei rotto. Vieni, mamma, che ti trucco. Martina, Leon, che state facendo ancora? È ora di pranzo. Leon, devi metterti anche i pantaloncini, dai ragazzi, ma che casino, sempre qui a comiare. Cuoricini, buongiorno cuoricini. Martina, ci sono i cuoricini. Salutiamo. E ciao a tutti, io sono mamma di... Ciao a tutti, io sono mamma di... E io sono Martina Misti. Ed insieme siamo la famiglia Misti. E lui è piccolo Leon, ovviamente, tutto pasticciato e truccato da sua sorella perché si stanno divertendo. Ok, allora ragazzi, è bello che voi giocate, che vi divertite. Adesso inizio a parlare, guardate. Sì, Martina. Ok, bravissima Martina, ma detto questo, adesso dobbiamo riordinare. Ragazzi, parliamoci chiaro, è bello avere i figli in casa, si gioca insieme, ok, è tutto, però a volte la mamma ha anche dei doveri. E quindi, ve lo dico in confidenza, non vedo l'ora che inizia la scuola. Cosa, mamma? Martina, niente, dicevo che tra poco devi iniziare la scuola. Sì, Martina, sì, ma comunque, banda la ciance, adesso no, riordiniamo? No. Ma come ti sei conciato tu? Devo ripulirti tutto. Comunque, allora, riordiniamo un attimino perché io devo andare a cucinare. Ma poi che sto divano? Aprire e chiudi, Martina. Martina, sei stata tu? Ti ho detto mille volte che aprire e chiudere questo divano è molto pericoloso perché potresti schiacciarti una mano. No, mamma, meglio che chiude. Va bene, Martina, e tu che sei più grande ci stai attenta. Adesso richiudiamolo e non l'apriamo più questo divano, ok? Forza, basta, non si deve toccare. Questo divano è veramente pericoloso. Chiudiamo, basta, non si deve toccare più. Non è un gioco, ok? Dai, mamma, però va bene, però come scocci. E certo, scoccio. Poi però quando ti fai male ti devo accompagnare io al pronto soccorso, vero Martina? Vabbè, dai Martina, mi raccomando. Sì, tranquillo. Vai. Leon, la mamma ti ha detto di non aprire questo divano. Oh, però che bello, sembrava quasi una capanna. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ok, tutto messo in forno. Adesso vado a pulire il faccino a Leon, che erano tutti sporchi di trucco. Quasi quasi mi spunto qua dentro. Stai calma, prendi il ghiaccio. Vieni qua, aiutami. Siediti qua, che prendo il ghiaccio. Vieni qua, Leon, dammi una mano. Aiutami. Vieni qua, Martina, dammi, dobbiamo metterti. Guarda, qui è diventato già tutto nero. Va bene, Leon, stai tranquillo, non è colpa tua, Leon è troppo piccolo. Vieni qua, amore, vieni qua. Aiutiamo Martina. Vai. Ah, ragazzi, mi fate spaventare sempre. Ma dico io, ma cosa ti viene in mente di andare sotto il divano a giocare? Che quello è un divano, che deve stare fermo, non è per giocare. Fammi vedere Martina, perché adesso potrebbe veramente diventare nero, ok? Fammelo vedere, stai tranquilla e non ti spaventare. Fai vedere. Mamma mia, stai tranquilla, è tutto normale. Quando si schiaccia un dito o una mano, un piede, può diventare nero. È normale, in questo caso le dita, perché ce le hai molto piccoline, sono fragili e sono diventate tutte nere. Allora Martina, adesso un attimino che chiamo il dottore, vediamo se c'è una pomata da mettere. Martina, devi stare tranquilla, amore, ok? Perché queste non sono cose da fare. Se la mamma ti dice di
non fare una cosa? Non lo dovete fare, perché poi finisce così, finisce. Ok, e adesso come facciamo? Che domani c'è anche la festa di compleanno di Fausto. Come ci andiamo con queste dita tutte nere ora? Va bene Martina, comunque ti do qualcosa per il dolore. Aspetta che vado a prendere qualcosa per calmare questo dolore, ok? Aspetta qua e non ti muovere da qua. Cuoricini, se Martina si alza da qua insieme a Leon, scrivetemelo subito nei commenti, perché questi due sono veramente monelli, troppo monelli. Non vi muovete da qua, ok? Non vi muovete da qua. Mamma, sbrigati! Allora, questo no. Madonna, ma santo, che cosa siamo? La farmacia? Mamma mia, c'è l'ospedale, forse hanno meno farmaci all'ospedale. E ancora deve iniziare l'inverno, ancora e ancora, chissà qua cosa sei. Tutta una montagna, facciamo una montagna fino al tetto di farmaci. Allora, vabbè, qua, allora, ci sono i cerotti. Un cerotto, penso che potrebbe andare. E poi, che cosa devo fare? Cuoricini, secondo voi lo devo disinfettare? No, forse ci vuole qualcosa per gli ematomi, una pomata. E che forse ce l'ho là sopra la pomata. Vabbè, intanto le metto un cerotto, ok? Così. Vieni qua Martina, che intanto ti metto un cerottino. Allora vieni qua Martina, cerchiamo intanto di mettere un cerotto qui. Ferma piano, ma lo puoi muovere? No. Madonna, ti puoi vedere che se l'è rotto. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare i raggi adesso. Ragazzi, mi sa che se l'è rotto. Mi sa che te lo sei rotto. Comunque io l'antidolorifico te lo do stasera, perché adesso devo chiamare il dottore e devo capire bene che tipo di antidolorifico darti, ok? Nel frattempo il dottore ci consiglierà se fare dei raggi o meno, perché secondo me Martina è probabile che le ditina te le sei anche potute rompere. Mamma, ma mi sono rimaste incastrate! E certo che ti sono rimaste incastrate! Ti sono rimaste incastrate nei ferri! Perché quello non è un gioco da fare! Non sono cose da fare! Quante volte lo devo dire? Quante volte lo devo dire? Mi dovete fare sempre agitare, sempre! Va bene Martina, mettiamo l'ultimo cerottino, perché tre ditine ti sei schiacciata! Tre ditine, non uno, tre ditine! Tuo fratello è piccolo e non lo sa che può farti male! Tu che sei più grande dovresti essere un tantino più responsabile e ascoltare la mamma, ok? Mamma, la verità è che è tutta colpa di Leon. Ehi, signorina, non iniziamo, eh? Qui non ci sono colpe e colpevoli, ci sono solamente regole a volte da rispettare, perché la mamma lo dice a fin di bene. E infatti poi quando non le ascoltate succedono queste cose. Allora Martina, mettiamoci nel divano, anche tu Leon, mettiamoci nel divano, io prendo il telefono e chiamo il dottore, voi non vi muovete dal divano. Allora gli metto le telecamere in tutte le stanze, così vi posso controllare passo dopo passo. Andiamoci a mettere nel divano, che devo telefonare al dottore. Allora, mettiamoci qui nel divano, ok? Sistemiamoci, adesso la mamma lo chiude questo divano per sempre, anzi sarà riaperto solo quando ci sarà vostro padre, perché vostro padre si mette qui in questo divano la sera con i piedi all'aria a guardarsi la TV. Forse per me sarebbe già sparito questo divano. Comunque, fermi qui un attimino, non vi muovete, vado a prendere il telefono e chiamo il dottore, ok? Ecco qua il numero del dottore, vediamo che consigli mi darà su come gestire questa frattura di Martina, queste contusioni che ha nelle dita. Ok, lo chiamo. Ai, cuoricini, questa volta l'ho combinata grossa. Però questi quasi cuoricini, lo sapete cosa penso? Che se ho le dita rotte, non posso scrivere, non posso studiare, e quindi non faccio più niente, e poi non andrò nemmeno a scuola. Va bene, dottor, ok. Va bene, grazie, arrivederci. Sì. Martina, cos'è che stai dicendo? Ah, così lo studio, non faccio... Che è sta storia? Cioè, fammi vedere queste dita, Martina. No, non so, soltanto dicendo che mi sta facendo molto male. Martina, ma non credo che per caso stai facendo finta e ti sei pitturata le mani con i trucchi? Fammi vedere Martina, fammi vedere queste ditine che le controllo bene, fammi vedere. Fammi vedere poi. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Fammi vedere, vieni qua.